ascoltate, io sono stato rilasciato da poco dalla questura. Purtroppo ho dovuto lasciare là sei dei nostri fratelli, dei nostri compagni e 12 dei nostri fratelli che sono stati portati o nei centri di identificazione ed espulsione o addirittura accompagnati alla frontiera. Il bilancio, ascoltate, il bilancio repressivo di questa mattinata, di questa intera giornata è pesantissimo. Noi sappiamo chi sono i responsabili, partire dal ministro dell'interno Maroni, ascendere il prefetto di Brescia, il comune di Brescia e chi ha diretto le operazioni di ordine pubblico, di disordine pubblico questa mattina. Questi sono i responsabili politici che hanno oggi messo a rischio e a repentaglio la vita dei nostri sei fratelli da sulla gru. Hanno messo a rischio la vita dei nostri fratelli sulla gru e di questo ne dovranno rispondere politicamente. Quello che è successo oggi però è anche straordinario, perché immediatamente centinaia di cittadini bresciani, italiani e migranti sono stati qua, hanno sfidato le cariche. La violenza per mostrare che sono vicini ai nostri sei fratelli sulla gru. Stasera però non dobbiamo assolutamente accettare altre provocazioni, dobbiamo concentrarci su come dare continuità alla lotta e soprattutto su come fare domani anche a essere vicini a tutti i nostri fratelli e compagni che saranno processati, perché noi vogliamo che i sei processati siano subito rilasciati. E adesso ci stiamo informando anche e daremo delle indicazioni per poter andare in tanti al processo, fai sentire la vicinanza, il calore della solidarietà. Va bene? Bravo! Hanno voluto farci paura. Voi tutti siete la dimostrazione che non ci sono riusciti! Il coraggio e anche la disperazione dei nostri fratelli sulla gru ha fatto il resto, ha mostrato che anche con questa vergognosa, ignobile operazione di polizia non sono riusciti a far cessare questa protesta, che è una protesta giusta. E gli resta tutto il problema politico. Quindi stasera non accettiamo alcuna provocazione, non gli daremo nessun motivo per poter fare un'altra carica. Fra poco cercheremo di avere le informazioni per domani, resteremo qua tranquillamente, man mano la gente andrà, resteranno degli osservatori, perché comunque faremo restare degli osservatori per fare in modo che i nostri fratelli sulla gru abbiano comunque qualcuno a costo di farci ospitare da queste famiglie e restare tutto il giorno, tutta la notte sul terrazzino con la finestra. Saremo qua. Però chiedo a tutti la massima disciplina, il massimo ordine e seguire le indicazioni che daremo. Avete mostrato coraggio tutto il giorno sfidando le cariche, non dobbiamo più mostrare nulla. Abbiamo già mostrato che non ci fanno paura, l'abbiamo già dimostrato, va bene? Okay. Allora, per quanto riguarda invece i nostri sei fratelli sulla gru, adesso stiamo cercando di convincerli ad accettare coperte e cibo, perché noi vogliamo che si nutrano e che non siano indeboliti. Già sono deboli, sono esasperati, sono agitati. Noi non vogliamo che si indeboliscano ancora di più e che rischino magari anche banalmente di cadere. Lo ripetiamo e lo diciamo davanti a tutti, ai testimoni e alla stampa. Riteniamo responsabili, in ordine, il Ministero, il Prefetto di Brescia e chi comanda l'operazione di ordine pubblico
se a quei sei fratelli dovesse succedere qualcosa, se dovessero provare a tentare un'operazione militare, si macchierebbero di un crimine gravissimo, perché quelli non sono terroristi, non stanno dirottando un aereo, non stanno minacciando la vita di persone, hanno casomai messo a rischio la propria vita per avere i propri diritti e non devono essere trattati da assassini. Massimo ordine e disciplina, ok? Non si accettano provocazioni. Va bene? Va bene! Siamo tutti sulla gru!